Sì, grazie, grazie Fabio per la linea. Hai anticipato tu quello di cui parleremo, gli argomenti di cui parleremo, perché effettivamente il notaresco ieri, complimenti Presidente, perché malgrado la sconfitta siete usciti tra gli applausi. Credo che questo sia un motivo d'orgoglio, no? Buonasera a tutti innanzitutto. Sì, credo che siamo tornati ieri sera da Cesena con diversi complimenti, con diversi applausi, con tantissimi complimenti da parte di tutta la dirigenza del Cesena e anche dai giocatori, però siamo tornati a mani vuote, senza punti. Sinceramente crederei di tornare con qualche punto in più e con meno applausi o meno complimenti. Questo è quello che mi dispiace. Detto questo, è stata sicuramente una bellissima partita in un campo stupendo, perché io l'ho considerato un piccolo gioiello. Sinceramente non c'ero mai stato a Cesena a vedere la partita. È un piccolo gioiello con 10.000 spettatori che facevano il tifo, un tifo caloroso, e abbiamo noi disputato una grande partita. Quindi questo, mi rammarico di questo, perché non meritavamo assolutamente di perdere. Non lo dico io, ma l'hanno detto tutti, l'hanno detto i giornalisti anche della Romagna. Quindi l'ho detto questo, lo stesso allenatore del Cesena Angelini nel post partita. Non l'ho sentito, questo mi fa piacere, ma è la pura verità, perché abbiamo disputato una grandissima partita. Premetto che abbiamo giocato con 2-2001 in campo dall'inizio alla fine, e alle ultime 10 minuti eravamo con 6 fuori quota in campo. Quindi questo è l'aspetto più bello e positivo di questa serata, che comunque rimarrà indelebile, perché a me non era mai successo, certo, di essere presente come presidente in uno stadio con 10.000 spettatori. E niente, voglio ringraziare tra parentesi anche i nostri tifosi di Notaresco, che sono venuti in tanti, hanno organizzato 2 pullman e più diversi pulmini, quindi c'erano oltre 200 persone. A loro gli faccio i miei complimenti, li ringrazio, perché stanno veramente seguendoci, ci stanno seguendo, è tornato entusiasmo a Notaresco, e di questo sono anche contento. Certo, dice bene il presidente Di Giovanni, Fabio, quando sostiene che nel calcio l'essenza è rappresentata dai risultati, no? Effettivamente negli ultimi tempi c'è stata una flessione, 3 punti nelle ultime 5 partite, il Notaresco non vince dal 14 novembre, turno infrasettimanale, 2-1 in rimonta sul Pineto. Eh sì, purtroppo i numeri sono questi. Devo dire che effettivamente c'è stato un piccolo calo, ma ci può stare, perché eravamo partiti sparati, quindi era chiaro che mantenere quel ritmo era impossibile. Però effettivamente, come dici tu, l'abbiamo visto, l'abbiamo notato anche noi, e perciò i complimenti adesso li vogliamo lasciare da parte e cominciamo a vincere qualche partita. Però insomma rimane l'autentica rivelazione del girone F, il Notaresco in piena zona playoff, 28 punti insieme con Pineto e Recanatese, che hanno speso senza alcun dubbio di più. Insomma, tutto ciò era impensabile alla vigilia della stagione, no? Assolutamente sì, io penso che siamo la sorpresa in positivo più bella e più certa del campionato di Serie D, forse non solo del girone F, ma di tutta la Serie D. E questo ci fa onore. Io ti dico sinceramente che ero preoccupato all'inizio del campionato, perché eravamo date, addetti da tanti, da opinionisti, giornalisti, insomma da tanti, che eravamo una delle candidate a retrocedere, e ne ero convinto anch'io, però invece i risultati sono diversi, e quindi questo per noi è una grandissima soddisfazione. Felici di essere stati smentiti tutti quanti, mi ci metto anche io, anche se ero molto fiducioso. Tra l'altro c'è il valore aggiunto che è rappresentato, adesso ne parlano tutti, dall'allenatore Mirko Cudini, che ha avuto un passato importante da calciatore, che però era alle prime armi, no? Da tecnico, anche se aveva già vinto giocando un grande calcio con la San Giustese in eccellenza. Esattamente, sì. Il fatto di voi giornalisti opinionisti non era un rimprovero, era semplicemente un dato di fatto, perché anch'io ero convinto di questo, quindi insomma non è che vi eravate sbagliati voi, mi ero sbagliato anch'io in primis, quindi voglio dire. Per quanto riguarda l'allenatore, sì, grosso merito, io l'ho sempre detto e lo ripeto ancora per l'ennesima volta, credo che sia proprio del mister, perché veramente io non lo conoscevo, è stata una piacevole scoperta, perché effettivamente noi giochiamo a calcio, e ieri ce l'hanno confermato che giochiamo a calcio.
E questo è una, e questa è una cosa molto importante, no? Certo, il certo, pubblico certo. Si diverte, il pubblico va volentieri allo stadio, del resto Notaresco, no? Sta rivivendo i fasti di un tempo, perché ricordiamo che Notaresco ha grandi tradizioni nel calcio. Sì, sì, lo sapevo, anche se negli ultimi anni era stato un po' lasciato da soli, insomma, certo. Diciamo, perché effettivamente non c'era una squadra importante. È chiaro che oggi con la Serie D, che per loro è anche la prima volta, quindi sono entusiasti e io sono rimasto felicemente stupito, perché effettivamente penso che siamo, me l'hanno detto, non mi vorrei sbagliare, che siamo una delle squadre che quando andiamo fuori casa porta più tifosi, esclusi il Cesena logicamente, certo, però di tutte le altre siamo quelli dove vanno più tifosi nei campi ospiti, insomma. Presidente, l'ultima, uno sguardo al mercato che chiuderà i battenti proprio nella giornata di domani. Voi avete fatto già 3 operazioni in entrata: Sieno, Ruci e Laringe. Sì. Qualcuno è già andato via, qualcuno potrebbe salutare, si parla di Massetti. Sì, è vero, sei informato bene. Massetti è un ragazzo che è nostro, l'abbiamo preso 4 anni fa dall'Alba Adriatica, ha fatto sempre tornei importanti con noi, però quest'anno non sta trovando molto spazio, ha manifestato il desiderio di andare via e io mi sento il dovere di accontentarlo, perché non lo voglio tenere, non voglio tenere nessuno, ma soprattutto Massetti, perché se non è contento, non si trova bene, sta giocando poco effettivamente, quindi preferisce andare via. Verrà da me credo proprio questa sera per chiudere, per farlo andare via dove non so dove, perché lui non sa ancora, deve ancora decidere, però lo lasciamo sicuramente via. A questo punto, andando via Massetti, non so se dovremmo intervenire sicuramente su qualcun altro, perché, per rimpiazzarlo anche per un fatto numerico, insomma. I Gioielli, Blando e Fabriani saranno blindati? Sicuramente quest'anno sì, purtroppo ci sono tante squadre blasonate che li stanno seguendo, su Blando particolarmente ci sono veramente tante squadre anche di Serie A, però il ragazzo lo vogliamo ancora tenere con noi, perché sta facendo una grande partita e anche ieri sera ha dimostrato di essere veramente un campioncino. Se non si monterà la testa, gliel'ho detto anche a lui, se rimarrà con i piedi per terra sicuramente farà carriera. Ricordiamo, 2 tra i 2001 più brillanti di questa categoria. Io ringrazio il presidente della Notaresco, grazie, Salvatore Di Giovanni, in bocca al lupo. Grazie per il derby in programma domenica al Rubens Fadini di Giulianova. Crepi il lupo. Grazie ancora, la linea può tornare a te, Fabio.